codice della navigazione non lo prevede e la Tirrenia non ne sa niente. Abbastanza per presentare un esposto alla Capitaneria di Civitavecchia sul doppio marchio che compare sulla Moby Tommy nel porto laziale. Quello che sta avvenendo nell'affare Tirrenia è davvero scandaloso. Da una parte le navi greche trasformate in navi della Tirrenia, ora quelle delle Moby Lines che si tenta di trasformare sempre in navi della Tirrenia senza nessuna autorizzazione né della Tirrenia né della Capitaneria di Porto. Mauro Pili chiede se la nave è stata registrata con un nome e ormeggiata con un altro, senza che la ex compagnia pubblica ne sappia nulla. Ci sono le autorizzazioni per la modifica di livrea, chiede Pili, e chi le ha rilasciate e perché? Ministero dei Trasporti e Commissione Europea ne sono al corrente? Si tratta davvero di un tentativo di utilizzare quei 76 milioni di euro all'anno per 8 anni per noleggiare navi piuttosto che per abbattere le tariffe per i passeggeri. Credo che sia davvero uno scandalo, un raggiro di quei fondi, un danno alla Sardegna e ai sardi.